Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Siamo ormai arrivati quasi alla fine di gennaio e con la fine di gennaio abbiamo la statistica del 2022. Iniziamo a dire quanti abitanti eravamo il 31 di dicembre del 2022. I fagnanesi erano 12.549. Nell'ultimo mese di dicembre sono nati 8 bambini e sono morte 6 persone, mentre durante tutto l'anno sono nati 93 bambini, sono deceduti 127 persone, sono emigrati a Fagnano 525 persone e sono emigrate da Fagnano 441 persone. Le famiglie al 31 di dicembre erano 5.193. Un augurio a tutti i nuovi nati e nuovi arrivati e alle loro famiglie e sentite condoglianze a tutte le famiglie che hanno perso i loro cari. È cambiato l'anno e quindi nel 2023 arrivano i nuovi centenari. Oggi a Fagnano un signore di nome Giannino Landoni compie 100 anni. A nome di tutta la comunità oggi mi recherò da lui per portargli una targa e per portare gli auguri di tutta la comunità fagnanese. Iniziamo con le segnalazioni di servizio riguardo ai lavori pubblici. Nella giornata di lunedì dalle ore 14.30 alle ore 17 la via Tronconi sarà chiusa al traffico per lavori eseguiti su un chiusino eseguiti dalla società Alfa. Sempre in questi giorni, in via Venegoni, fino al 9 di febbraio e poi successivamente nel periodo estivo, viene installata una centralina per il controllo della qualità dell'aria. Oggi è il 27 di gennaio ed è il giorno della memoria, la giornata in cui ricordiamo l'orrore nazista nei campi di sterminio. Questa sera, durante gli eventi della giornata della memoria, alle ore 20.45 nell'Aula Magna Benvenuto Piazza di Piazza Fedele di Dio, si terrà l'evento ad Auschwitz c'era la neve. Mentre negli eventi della settimana prosegue in questi giorni presso lo spazio Optium di Via Patrioti la mostra dal titolo 1900. Sabato alle ore 18 nell'Aula Magna Benvenuto Piazza la presentazione della squadra ciclistica Fagnano Nuova. Invece lunedì alle ore 18.30 sempre nell'Aula Magna una serata dedicata ai disturbi dell'apprendimento, mentre alle ore 20 in aula consigliare e in diretta streaming il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2023. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Buona giornata a tutti!